qui, bentornati tutti a Siamo Noi. Una tavola imbandita e il fuoco che scoppietta, il profumo delle caldarroste, un'immagine perfetta per questa stagione. E allora a loro, alle castagne che tanto raccontano anche della nostra memoria di italiani, vogliamo dedicare la puntata di oggi. Eh sì, Gabriella, perché questo, lo dicevi tu, è un modo per fare anche un viaggio nella nostra memoria collettiva, partendo da quando le castagne erano il cibo dei poveri ed oggi invece ai giorni nostri sono diventate, soprattutto nelle grandi città, un piccolo lusso costoso. Per capire cosa è accaduto e per scoprire, perché no, come sceglierle e cucinarle, abbiamo un parterre ricchissimo che vi presento. Bentornata a Luisanna Messeri, autrice del libro La cucina del casale, che da Toscana d'Oc, io vengo dal Mugello e quindi proprio lì, no, insomma, ci racconterai tutti i segreti del castagnaccio, promesso? va bene, è partito promesso. Subito dal castagnaccio, mica delle castagne, dal castagnaccio. Lui arriva al meglio, capito? Ecco. Ma questo castagnaccio, una volta cucinato, lo potremo mangiare? E quante calorie ci darà? Lo scopriremo grazie al professor Pietro Migliaccio, nutrizionista e amico di Siamo Noi. Mi raccomando, un po' di castagnaccio ce lo faccia assaggiare, Migliaccio, per favore. Per sapere invece tutto sulla provenienza delle castagne che troviamo in commercio, abbiamo con noi Anna Rufolo, responsabile nazionale del settore ortofrutta della Confederazione Italiana Agricoltori. Ben arrivata a Siamo Noi. E con loro ci sono anche, è un piacere perché qui parliamo di un'agricoltura che a Siamo Noi piace molto, agricoltura che fa bene al territorio, Ilaria Caroni, responsabile agriristoro Capodarco della Mistica di Roma. Buon compleanno Capodarco che fa 40 anni, se non sbaglio. Esatto. E Maria Vicola, pasticcera, aiuto cuoca, sempre lì all'agriristoro Capodarco della Mistica di Roma. E poi non poteva mancare Pietro Pettirosso, di professione caldarrostaio. Allora, Luisanna, io parto da te, che ci hai ricordato il Mugello. Le castagne veramente raccontano di generazioni che si sono sfamate anche proprio con questo prodotto nel dopoguerra. In Toscana c'è un detto che mi ha incuriosito e che forse adesso vediamo come lo dici questo detto. Pan di legno e vin di nuvole. Certo, pan di legno e vin di nuvoli e pochi mugoli, perché c'era da mangiare quello, la pattona e il pane fatto con la farina di castagne, che non è tutta sta gran cosa, almeno soprattutto se uno lo doveva mangiare tutti i giorni per tutto l'anno, e vin di nuvoli era l'acqua, quindi nemmeno il vino che con le castagne ci sta benissimo. Acqua, e quello era acqua e castagne, quello che dava la natura, quello che dava la terra. Queste premetto che sono castagne da mangiare, ma queste sono dell'ippocastano. Ci hai preso in castagna? Ho preso in castagna. Io queste, sai che faccio? Anzi, ve lo dico. Queste sì, però, sono castagne queste. Quala? Quelle che stiamo vedendo. Ma non lì. Lo vedi il riccio? No, eccole, queste sì. Quelle sì. Però in di quell'altra io vi dico una piccola cosa, una curiosità. Se voi ve ne mettete una in tasca, c'è la leggenda che vi tengano lontano i raffreddori. Sì, io quindi ce l'ho delle tascate piene, non sono grossa, ce l'ho sono piena di castagne. E così abbiamo detto qualcosa di scientifico. No, io sono ammirato perché lo dice con passione, capito, Luisanna? Sì, sì. Quasi arrabbiata, no? No? No, perché è una pischerata, però io ci credo e allora io lo metto in tasca. Ma la castagna è un prodotto versatile, su questo non c'è dubbio, no? Lo mangi fresco, lo mangi secco, lo mangi mosciarelle come fanno a Roma, marron secchi come appunto quelli che si mangiano tipo caramellina, e poi si macinano e si fa la farina. Salato, è veramente è disponibile per la cucina, è meravigliosa, vero? Perché anche lei è una cuoca, lo sa. Ecco, Rufolo, insomma, emblema del territorio italiano da nord e sud, castagneti, castagne? Assolutamente sì. E, come è stato detto, è un prodotto che ha alimentato per tanto tempo le popolazioni rurali e adesso rimane un prodotto di grande interesse per i suoi effetti positivi sulla salute, i suoi effetti benefici, e caratterizza da sempre la produzione agricola italiana. E abbiamo chiaramente delle regioni maggiormente vocate, che sono la Campania, la Toscana, la Calabria e Emilia Romagna, Piemonte, quindi diciamo tutta gran parte delle regioni centro-meridionali,
presente dappertutto fisicamente, diciamo, la castagna, il frutto della castagna, ma anche nelle tradizioni enogastronomiche. In tutte le cucine regionali più o meno c'è una ricetta base di castagna. Assolutamente sì, poi può essere consumata allo stato fresco, come è stato detto, può essere lavorata, può essere essiccata, ed è chiaramente enorme anche l'attenzione dell'industria, per cui troviamo purée, troviamo delle confetture, o le possiamo lessare, essiccare, e c'è veramente tanto tanto da inventarsi. La culina in bocca, permettimi un attimo Massimiliano, perché io sono curiosa, vedevo la Caroni che guardava con attenzione. Ce l'avete lei e la Nicola un piatto preferito a base di castagne? Io proporrei il girello in salsa di prugne e castagne. A proposito della versatilità, e lei Nicola? Io da brava golosa un bel Mont Blanc. Ah, sì. E dopo ce lo spiega. Cosa c'è dato? Io sono qui soltanto per quel momento, poi scopriremo, perché se no non sarei venuto. Allora, signor Pietro, lei fa il caldarostaio. Caldarostaio. Sì? A Bracciano. Un antico mestiere. Antico giusto? Mestiere. A Bracciano. Non ci dica altro. Pian piano poi scopriremo tutto. Benissimo. Perché poi lei mi deve insegnare come si fa il cartoccio, perché io sono anni che ambisco a fare questa cosa qui. Gli insegni pure a tagliare, no, altro che cartoccio. Ma io ricordo quando ero ragazzo che quando iniziava l'autunno c'erano i caldarostai per le strade della città. Vedi. Ma dove siete finiti? Che quell'odore mi manca. Perché non mi fanno diciamo più stare là? Piazza Navona, ci state ancora? Sì. 5 euro a cartoccio, ci sono ancora. Io. Ma che bel momento. Ci vuole un mutuo ora per prendere un sacchettino. Esatto. Andiamo da Simone? Sì, lo sai che è golosissimo di castagne, Simone? Non ti si può nascondere nulla, Massimo. Me l'ha detto la nonna. E allora cominciamo subito a condividere, anzi voi che siete a casa condividete con noi i vostri ricordi legati alle castagne. Diteci soprattutto se vi piacciono le castagne e quali sono le vostre ricette preferite. Vi lascio subito i nostri contatti, la nostra mail, siamo noi @tv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 30 70 345, il nostro numero verde 822 88 96, ovviamente venite a trovarci su tutti i nostri social. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Luisanna, confesso che anch'io come Simone ho un debole per le castagne, quindi non mollo sulla farina di castagne, perché insomma, anche in passato, torniamo anche a periodi molto duri in cui era difficile portare proprio il pasto a tavola quando l'Italia si ricostruiva, quando mancava il grano, insomma, interveniva. Ci sono dei luoghi in cui il grano non viene perché sei alto, sei in montagna, e quindi al posto del grano ecco che arriva la castagna a supplire il bisogno di riempire la pancia. Io per esempio senza le castagne qua non ci sarei, perché mia madre, che era del Casentino, lei mi ha sempre detto: noi tutto l'inverno si mangiava o un giorno le castagne e un giorno le patate, che erano le uniche cose che diciamo che ti tappavano, che potevano avere a un certo livello di altitudine, perché certe cose non vengono più in su di 500 metri, no? Quindi la castagna è veramente stata una pianta di civiltà, io direi, perché insieme al grano, insieme al riso, insieme al mais, veramente è riuscita a salvare l'umanità. Poi sono alberi stupendi, diciamo la verità, i castagni. E poi quei boschi, ecco, ma l'avete mai fatta una passeggiata? Sono splendidi. Nei marroneti. Io ce l'ho un po' con voi caldarostai perché siete troppo cari, no, però io capisco no. Anche che dietro alle castagne e ai marroni c'è un lavoro esagerato, perché il bosco va ripulito, a fine estate va tagliato tutto sotto, va tenuto pulito, gli alberi vanno un po' curati perché sono questi piante monumentali anche di 30 metri, però insomma, un pochino c'è bisogno, quindi è un lavoro veramente gravoso. E poi le castagne si raccolgono una a una, chinandosi, cioè non è che c'è una macchina e le succhia. Tu lo facevi, o vengono lo fai, lo facevi. Lo faccio, certo che lo faccio, perché dove sto io ci sono i castagni. Ed è una gran fatica, ve lo devo dire. È una gran fatica. Però, professor Migliaccio, è giunto il momento di dire la verità a questo paese. Diciamola. Quante io l'ho già ricattato, Quante calorie ha la castagna? Castagna, 100, non lo facciamo sempre per 100 grammi, sono 162 calorie. 162? Questo 100 grammi di castagna, levate la buccia, questo proprio peso netto, ci forniscono 160-165 calorie. Che vuol dire che questo? Che vengono date
Lei calcoli che il pane è da quasi il doppio delle calorie, sta su 290, 280, se è integrale 240, questo tanto per darvi un'idea. Insomma, ecco, se devo fare un calcolo che 100 grammi di castagne sono equivalenti a 60 grammi di pane. Quella, l'apporto di calorie e vabbè, l'apporto di carboidrati è del 57%, per cui dà molti carboidrati, le proteine ne dà poche, diamo 2,5 circa, ma anche di grasso ne dà poco. E questo è positivo. E questo è positivo. Molto dolce, sì, perché si chiama farina dolce quella delle castagne. Ecco, diciamo che chi ha il colesterolo alto può tranquillamente mangiare le castagne. Ma è molto attento. Io non so il colesterolo alto, figurati di tutto. No, io voglio chiedere quanto possiamo mangiarne di castagne per non sentirci in colpa. Tante. Ha detto tante, l'avete sentito? Io non lo scrivo. Di castagne, non di mondo, se di castagne. È qualsiasi tipo di cottura, quel tante? Aspetta, un momento. Le castagne possiamo prendere. Bollite, possiamo bollire. Bollite, Massimiliano, non lo vedo. Caldo arrosto. Che ecco, bisogna stare attenti come vengono cucinate, perché spesso c'è una parte che non è ben cotta, quella può dar fastidio. È compito vostro quello. Io lo faccio in modo che restano compatte, perché le giro sempre. C'è una tecnica. Allora andiamo a comprare sempre da lui. Tutti a Bracciano. Tutti a Bracciano a comprare. È un bel pretesto per una gita. Quello invece, un bel ricordo di gioventù, bollite, che si possono, dopo averle bollite, si possono sbucciare. Ma si può fare anche un'altra cosa, tagliare la parte superiore, oppure romperla coi denti, e poi spingere. Che meraviglia! Fuori questa cosa. Ci avete provato mai? Sì, così si fa. Così si fa. E questo è questo il mio. Sembrano due bambini. Ma ti metti così. A proposito, ma non ci si può mettere a spennare le castagne. Si spreme, è bellissimo. Che deve essere ancora un po' calde. Bravo. No, a proposito di bambini, qui si sente il bambino migliaccio, perché lei il castagneto ce l'aveva sotto casa in Calabria. So che prendeva le padelle della mamma, ci faceva i buchi. Che combinava? Mi sono informata. Ci facevamo i buchi sulle padelle. E poi invitavamo lei, anzi, lo abbiamo fatto prima di lei. E facciamo le calda rosse con le padelle bucate che bucavamo, mettiamo sul fuoco. Così. E cucinavamo bene, facevamo bene arrostire alla fine del bombo. Magari dopo un pochetto con bagno, con un panno un po' bagnato. Non così raffinato. No. Appena potevamo. Ma lui ha tanta esperienza. Ancora scottavano e già ce ne mangiavano. Lui ha tanta esperienza. Come ha cominciato a fare questo mestiere? Io sono dal 1998, sono 20 anni. Da ragazzino, insomma, mi è sempre piaciuto questa cosa. Vedevo questi caldarossai, papà mi portava a Piazza Navona. Insomma, è stato un amore a prima vista. E così, poi con mia moglie abbiamo aperto un negozio di frutta e verdura e abbiamo fatto anche questa cosa di caldarossa, ecco. E i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, siamo a Bracciano, tutte le settimane, almeno che non piove, eccetera. Poi facciamo fiere, mercatini, e anche addio al cilibato, quindi lei ha cominciato il banco, poi ha cominciato a fornire di castagne ai mercatini natalizi, poi le feste private, gli addio al cilibato con le castagne. Abbiamo messo un profilo Facebook del cilibato, questo dallo stadio di Bracciano. Questo non so che succede. Ci chiamano per le feste, per i mercatini, insomma, capito? Quindi insomma è cresciuta. Ma le va a raccogliere lei le castagne? No, diciamo inizialmente sì, facciamo così, poi dopo
era duro mantenerle, insomma. E ho iniziato dopo un paio d'anni a Canepina, da un industriale che manda in tutta Europa, diciamo, queste. Quindi si fornisce in marroni, presso una ditta adesso. Cioè, io poi lavoro le marroni, perché le castagne, diciamo che è un frutto spontaneo, invece il marrone è un frutto, diciamo, l'hanno un po' modificato. No, ci faccia capire meglio, così capiamo la differenza, sì. Poi veniamo anche da lei. Rufolo, cioè tra il marrone e la castagna, ce la renda comprensibile questa differenza? C'è una differenza immensa. Se ci dice il frutto non modificato, non capiamo sì, di peso soprattutto, no? Ma di sapore, di sapore, di tutto. Certo. Cioè, diciamo, quindi la castagna fatta arrosto, diciamo, calda arrosta, lei è difficilissimo che si spela. Ah. Ha visto quando lei se la mangia, c'è quella peletta che non c'è si difficoltà leva. Proprio. Invece resta la peluria. Esatto. La marrone se sbuccia come un cioccolatino. Quindi la vera prelibatezza è la marrone. È la marrone. Il marrone. Il marrone. Viene dall'albero annestato domestico, perché la castagna è il frutto dell'albero selvatico, per cui sono piccoline e servono quelle che si davano a maiali, certo, agli animali. Quante cose stiamo imparando. Rufolo, no. Negli ultimi anni, noi l'abbiamo spesso raccontato, anche quando parlavamo, affrontavamo le difficoltà proprio del settore, del settore agricolo in Italia, i cambiamenti climatici, la produzione ha avuto dei seri colpi, perché c'è stato l'ingresso di un insetto che ha colpito moltissime agricoltori. Sì, adesso la situazione com'è? Purtroppo sì, abbiamo avuto questa sorta di tsunami fitopatologico. Il cinipide galligeno del castagno ha rappresentato un'epidemia pazzesca per i nostri castagneti, per cui prima, diciamo, dell'emergenza avevamo una posizione assoluta leadership anche per quanto riguarda le esportazioni sul mercato globale come paese, quindi grosso paese produttore, grosso paese esportatore. Attualmente abbiamo comunque un ruolo di tutto rispetto sul mercato internazionale, però abbiamo sofferto tanto. I nostri castagnicoltori hanno dovuto affrontare questa emergenza, questo insetto sconosciuto, e che poi per fortuna è stato gestito grazie al controllo biologico, quindi grazie ad un antagonista che è stato introdotto, è stato diffuso nell'ambiente castanicolo, e con un po' di pazienza e con grandi attese da parte dei nostri castanicoltori. Bello quello che ci dice, perché è un approccio di contrasto a questa specie di insetto anche sostenibile rispetto all'ambiente, e quindi la cosa ci piace. Negli ultimi 5 anni la produzione ha ripreso, lei ha detto noi siamo un settore in crescita, ma la qualità delle castagne è correlata all'andamento del tempo, che so, una stagione secca, una più umida, fa la differenza o no? Il clima purtroppo non fa una differenza, fa tanta differenza, nel senso non è una variabile trascurabile, perché il castagno è molto sensibile, quindi laddove c'è un anno che è più un decorso più umido, o come stiamo assistendo adesso ad un autunno particolarmente caldo, chiaramente i castanicoltori devono riarrangiare le proprie tecniche, per cui ogni anno è assolutamente diverso dal precedente. L'anno scorso abbiamo sofferto di siccità, quest'anno invece abbiamo avuto una primavera molto piovosa, un decorso molto umido. Quindi... Ma noi consumatori come scegliamo la castagna buona? Come si riconosce? Come possiamo... Allora, l'elemento su cui ci si basa spesso è la pezzatura, però io invito ad assaggiarle. Il sapore è quello che fa veramente la differenza per i nostri prodotti. Siamo ricchi nel nostro paese di prodotti anche a denominazione di origine, abbiamo delle IGP, abbiamo delle DOP. E abbiamo... La Campania è la regina in questo, no? La Campania... Ci teneva a sottolinearlo. No, la castagna di Montella, dico assolutamente bene. Sì. Ma non solo, abbiamo nelle regioni che insomma, citavo prima, abbiamo tanti prodotti che sono a forte connotazione territoriale, quindi parliamo di castagne, parliamo di marroni, ma anche di farine e di miele, non trascurerei il miele di castagno. Il miele di castagno che ha quel sapore un po' più amaro e che è particolarmente... Ma le importiamo anche le castagne? Sì, le importiamo, e nel periodo purtroppo in cui c'è stato questo crollo di produzione abbiamo dovuto importare dei quantitativi maggiori, e quindi abbiamo avuto anche una bilancia commerciale che è andata in negativo, a differenza insomma degli anni pregressi. Attualmente stiamo recuperando la nostra produzione, quindi abbiamo dei segnali molto positivi e incoraggianti. Nel frattempo però altri paesi si sono organizzati, quindi paesi europei ma anche... Quindi tipo Portogallo? Sì, il Portogallo.
Portogallo, ma anche la Turchia, ma la Spagna, castagna, la Grecia. È tutt'altra cosa, no? A proposito, lei prima ha detto noi dedicheremo al miele una puntata intera perché lo merita, ma il miele di castagno ha delle proprietà particolari, professor Migliaccio? No. Nessuna, solo un fatto di sapore, quindi è non è di vero sapore. Che va bene quando è una vita che sbaglia. Mal di gola. No, io adoro il miele di castagno. Ma quello che è importante è il miele. Perché può essere preso da una parte o dall'altra, questo abbiamo i vari tipi di miele. Quindi il castagno non fa la differenza. Senti Luisanna, è arrivato il momento, perché insomma abbiamo capito come si scelgono, si assaggia sostanzialmente, alla base anche attingendo all'esperienza che è contenuta nella tua ultima fatica, la cucina del casale, ci dai una ricetta di castagne, però una ricetta salata? Salata, per esempio, va nel ripieno del tacchino, sì. Quando ah, la sale. Cioè, il ringraziamento, peraltro, è Thanksgiving è domani. Se non sì, sì, ma noi si faceva la tacchinella ripiena di castagne per ma Natale. Ma che ce la della festa americana? No, non ci importa niente, nulla. Però. Vabbè, chi amici non c'è, lì, beati loro, bene per amici loro, ma che per noi non ce quando vogliamo. Noi ringraziamo tutti i giorni, vuoi ma dire? Ma le castagne hanno avuto un'importanza fondamentale nella nella dopoguerra, in quel periodo lì in cui non si trovava da mangiare. Allora molte popolazioni si sono sfamate proprio grazie alle castagne. Ma perché oltre ai carboidrati, e poi torniamo alla ricetta, quali sono? Minerali? Sì, meno la vitamina C, ha molti minerali. Cioè quali minerali? Hai il calcio, che è molto importante, lo zinco, sono parecchi minerali. Perfetto. Non ha la vitamina C. Non ha la vitamina, vabbè, integriamo con qualcosa. Ci prendiamo un arancio. Prendiamo un arancio. Sì. Luisanna, è arrivato il momento. Questo è il tacchino con la frutta. No, ma sì, va bene il tacchino. Ma io so dove vuoi arrivare. Dai, forza. Allora, se lo sai, è inutile che ti faccio la domanda. Il castagnaccio. Si scelgono le castagne, come diceva la signora, possibilmente IGP, Mugello, San Zeno, Rocca d'Aspide, poi si arriva a quelle del Veneto, insomma, castagne marroni italiani, farina fatta come si deve, che è quella va assaggiata, perché tra una farina e un'altra c'è una differenza infinita. Si setaccia la farina, va bene, abbiamo scelto una farina buona, la setacciamo, mezzo chilo di farina, si setaccia. Poi ci si aggiunge a filo l'acqua, fin tanto che diventa una cremina bella morbida, una cremina morbida, e la si lascia ferma lì una ventina di minuti, perché la farina si deve un po' reidratare. E poi ci si aggiunge, a casa mia, dei pezzetti di noce, dell'uvetta, chi è più ricco ci mette pinoli, un ramettino di rosmarino, ma a me non mi ci piace tanto, e un bel filo d'olio extravergine e un pizzico di sale. Non ci si mette lo zucchero, non ci si mette la cioccolata. Guai con Luisanna a mettere il cioccolato nel castagnaccio. Non ci si mette. Poi si versa. Non ci si mette? No. Assolutamente. Si prende una teglia, si mette l'olio, perché qui c'è soltanto l'olio di grasso, non si usa burro, per l'amor di Dio. E si versa alto, diciamo, un dito, un mignolo, perché quando si secca, vedi questa foto qui? Sì. È troppo alto. Questo lo fanno a e questo Roma, l'ha fatto lo fanno Gabriella. Così. No, è Gabriella. Ma invece il castagnaccio deve essere sottile, buono, sottile, con tutte la crosticina sopra, e deve essere tutto crettato, come quando la terra non riceve acqua, hai visto? Eccolo, questo è perfetto. Questo ci credono tutti. Pietro è convinto, c'ha qualche segreto in più da aggiungere? In genere con Luisanna c'è poco da aggiungere, c'è solo da assaggiare. No, ce n'è. Però col calderosse? Qualcosa sull'uso dolciario. Ma io sul dolciario non è che lei le fornisce, prepara dei cartocci unici. Andiamo a preparare il cartoccio, vieni con me, dai. Insegnami come si fa un cartoccio. Io da bambino ci sto provando, ma non ci riesco. È semplicissimo. Tu adesso non è che devi. Come si fa? Mannaggia. Come si fa? Allora, prende il foglio, i lembi. Guarda qua che bello. No, non ce la faccio, vedi? Io sono proprio impedito. Ma guarda che bravo che è, io ho un'ammirazione profonda. Bravo, fa un cartoccio, ma io non lo so fare, mannaggia. E poi si riempie di... Sì, facciamo tanti...
tanti mucchi, insomma, ecco. Sento già l'odore, eh? Ma non la usavi la fionda da bambino? No, io ero un bambino bravo. E nemmeno la cerbottana? Neanche, da quando conosco Gabriele sono peggiorato. Non ha avuto un'infanzia, Rosanna, e si vede. E da quando conosco Gabriele sono diventato un po' malandrino. Io sono un bravo bambino. Questi sono i marroni. Che bello. Questo è il... Che bello. Come si aprono queste castagne? Dai, facci vedere. Fallo tu, perché sennò io mi taglio. Beh... Appena spunta il taglierino, sì. Da un capo all'altro, sì. Così, ecco. È un'incisione, non è che... È un'incisione, si apre. Basta, no, si resta così, poi quando sente il fuoco, sì. Si apre, una volta aperta, dopo quando è cotta... Ma così crude non si possono mangiare, sì? Sì. Provaci, sì. No, se infatti volevo un attimo, sarebbe possibile. Che dici, crude. Fammi assaggiare una. Certo. Ci provo, perché metà a me, metà a Gabriella, va, perché sono bravo. Ma questa è proprio un'arte, aprire le castagne. No, ma non... Ma come no? Pietro, lascia stare, che per me sarebbe complicatissimo. Sì, adesso lo vabbè. Ah, vabbè, dai, poi la mangio dopo. Mentre tu la sbucci, ce la facciamo? Allora, mentre loro sbucciano, perché ci vorranno due puntate, perché Massimiliano impari come tagliare e preparare il cartoccio. Prima di arrivare al Mont Blanc, Luisanna, è vero che le caldarroste sono buone anche al forno? Sì, al forno, perché in casa chi ce l'ha il fuoco? Quasi nessuno. Allora si fa il taglietto, si accende il forno al massimo, si mettono dentro una quarantina di minuti. Quando si levano, si prepara in una zuppiera tre o quattro asciughini, si rovesciano le castagne, si chiudono e si pigiano e si fanno stufare, cioè le schiacci con fuoco. Le fai stufare 10 minuti e vengono morbidissime e si sbucciano subito. A questo subito. Punto la domanda è: cosa non si fa con le castagne? Voglio quello che si è fatto adesso, venga signora di cola, perché io, questo è il mio dolce preferito, quello di mio figlio Michele, insomma di tutta la famiglia, il Mont Blanc, l'ha io fatto il mio lei, posto, prendiamo il nostro posto, Pietro, è meraviglioso, profuma da morire, ci spiega un po' bene come si arriva a questo risultato, lei è pasticcera, a questo livello non arriveremo, ma ci faccia avvicinare un pochino. Dunque, il Mont Blanc è presumibilmente appunto un dolce francese, particolarmente diffuso in Lombardia e in Piemonte, diciamo in Alta Italia. Questa è una versione un po' rivisitata, un Mont Blanc all'italiana, perché diciamo il Mont Blanc classico nasce con una meringa e marroni glassati, pasta di castagne che in questo caso non c'è, che diciamo è la parte più laboriosa poi del dolce che si fa bollire le castagne, perfetto, poi vanno tritate in quel modo. Assolutamente. Qui diciamo c'è il disco di meringa che è la base. E un pan di Spagna, un disco di pan di Spagna che andrebbe imbibito con del rum. Io ho fatto con il marzana. Un disco di pan di Spagna, sì. Con un po' di rum, il marzana buonissimo. E un pochino di panna, marroni tritati e poi ricoperto con abbondante panna, proprio perché va a richiamare il Monte Bianco. Sì. E poi sopra i marroni glassati. Con i marroni glassati. Tempo di preparazione? Dunque, il tempo in sé non è tantissimo, se non la cottura della meringa, che richiede di solito una cottura molto lenta, perché a bassa temperatura, tipo 3 ore circa, 100 gradi. È un dolce impegnativo. Sì. Che si sposa bene con che bevanda? Ci dica un po', visto che siamo qui e sappiamo tutto, utilizziamolo al meglio. Lei con cosa lo servirebbe? Io perché questo... mi pare di capire che è molto brava. Beh, per non sbagliare, sempre i dolci vanno bene col passito. Con il passito. Vanno sempre bene con il passito, giusto? E poi è anche tipico, se non sbaglio, anche del Natale, richiama un po' il clima natalizio, il Mont Blanc. Perciò anche, direi, ecco, un vino dolce comunque. Ma sì. Signora Nicola, questo è un suo cavallo di battaglia, immagino che i clienti che vengono ne siano in monoporzione lo facciamo. Beh, certo. Massimiliano vorrebbe un'intera porzione. Una porzione quanti grammi è? Dunque, una monoporzione. Ora ci fa il conteggio delle calorie. Cerchiamo di non andare oltre i 150 grammi. 100 grammi sono 320 calorie. 320, 500 è un pasto. Però ogni tanto ce lo possiamo mangiare. Cuciniamo tante verdure. Ma io pensavo che facessi dimagrire, no? Però allora, se si mangia soltanto questo, va bene. Può andare bene. No, no, si può fare per
per Natale. Le occasioni speciali. Adesso spero un'occasione. Una buffata, una santa buffata, direbbe lei, l'ho anche scritto in un libro che ci ha consegnato. Allora, una santa buffata. Una santa buffata. No, non si può fare, si deve fare. Si deve fare. Ma io ringrazio la signora Nicola, l'accompagno, perché verremo tra poco, lo assaggiamo. Magari non mi vedete, io sai questa voglia anche tu, Susanna. Quindi non sono patologico io, è normale. Ma mi devo tenere. Allora Ilaria, questa è una delle tante meraviglie che servite, l'abbiamo ascoltato nel vostro agro-ristoro lì a Capodarco, Capodarco della Mistica, ma ci racconta un po' che posto è. Allora, io intanto mi avvicino al... Sì, prego. No. Stai brutto. Attento perché non c'è il coltello. Per allora, ci troviamo sul Parco della Mistica, appunto, sì. È una nostra, la nostra seconda sede. E siamo a Grottaferrata principalmente, siamo nati 40 anni fa, come dicevi tu prima. Quest'anno buon compleanno Capodarco, una bellissima realtà sociale, realtà di inclusione, di valorizzazione, sì, di talenti, sì, sì, meravigliosa cooperativa sociale di tipo B, quindi lavoriamo e facciamo inserimento lavorativo con tutte le fasce svantaggiate. Ecco, chi lavora lì? E lavoriamo con i ragazzi disabili, con i ragazzi stranieri, con i ragazzi usciti da comunità. E vengono inseriti a livello lavorativo in tutti i nostri settori, quindi partendo dalla produzione, quindi lavori in campo, e inseriti ristorante, punti vendita, ecco, cantina. Coltivazione siamo, diretta. Siamo agricoli, certo. Siamo agricoltori e produciamo biologico, frutta e verdura, siamo produttori di vino, di olio, di uova, di miele. Rispetto della stagionalità, tutto ciò che raccogliamo finisce in tavola. A proposito di tavola, io vorrei che ci descrivesse questa realtà dell'agriristoro, sì, ma anche il valore aggiunto, perché immagino che avrà il cuore e anche la mente piena anche di belle storie che ha visto lì. Esatto. Ci dia un'idea, ci racconti di qualcuno. Allora, il piccolo ristorante che potete trovare appunto sulla tenuta della Mistica si trova in campagna aperta e abbiamo 30 ettari di terra di cui ancora ne coltiviamo solo 10 e questi ragazzi si occupano di anche di trasformazione alimentare, quindi seguono diciamo la parte della produzione dalla semina al raccolto e trasformazione, quindi facciamo marmellate, facciamo pesti, facciamo sottoli, sottaceti, dolci, abbiamo dei laboratori anche... Tutto questo materia prima all'agriristoro? Materia poi. Prima a metri zero praticamente e il valore aggiunto appunto che hanno poi alla fine i nostri prodotti è proprio grazie al lavoro appunto sociale, no? E la possibilità che diamo a questi ragazzi proprio di riscattarsi in qualche modo. Bellissimo, date a loro un futuro. Esatto. Ci dia un'indicazione su come raggiungervi, insomma, così ci trovate da nord, sulla pagina da Facebook Agricoltura, ecco, Capodarco, dove potete trovare sia contatti di Grottaferrata che della tenuta della Mistica. Meritate un applauso. Siamo proprio bravissimi. Non merita applausi Simone, però andiamo da lui. Perché ci stanno scrivendo in tantissimi, sono tutti amanti Simone. Delle castagne, ve lo dico. Cominciamo da Caterina. Adoro le castagne, a casa mia si mangiano nella pasta, era il piatto preferito di mio papà che oggi non c'è più. Antonio, nel dopoguerra mio padre mangiava solo castagne, ne andava ghiotto, le metteva anche nella mia calza il giorno dell'Epifania, era un vero e proprio dono. Noemi, non amo molto le castagne, però il loro profumo mi ricorda il Natale, le lunghe passeggiate e le grandi rimpatriate con i parenti, ricordi meravigliosi. Marisa, sono una nonna di 71 anni, quanto mi piaceva la minestra con le castagne, era un piatto unico che mangiavamo tutte le sere. Maria, dalla Svizzera, attenzione, ci scrivono dalla Svizzera, dalle mie parti i castagnieri sono ovunque, le castagne non costano molto e quando posso ne compro tantissime, ne vale davvero la pena. E chiudiamo con Floriana da Taranto. Il mio dolce preferito è il tronco di castagne, fatto con amaretti, cioccolato, noci e poi spolverato con cacao amaro. Ci ha distrutto con questa ricetta. Meravigliosa. Da nord a sud sempre le castagne. Pietro, però una nostra telespettatrice, quella della Svizzera, diceva da noi le castagne non costano molto, ma mi dice perché noi nella capitale queste castagne le paghiamo tantissimo, oro? Io non sono nella capitale, è oro. So a Bracciano e faccio 3 euro un cartoccio, che ci vanno
sui 18 castagni marroni. 18 castagni? Sì. No, noi siamo abituati a cartocci limitatissimi, costosissimi. Pullman a Bracciano. Tutti insieme, tutti insieme. No, no, mi colpiva la pasta con le castagne. Puoi usare la farina di castagne insieme alla farina 00. Non il condimento con le castagne, no. Proprio la pasta. Sì, sì, puoi farci... si fanno le tagliatelle, tagliatelle si fanno con le lasagne. La farina di castagne. Professore, se io decido di, appunto, di utilizzare le castagne al posto del pane. Benissimo. Ottimo? Ottimo. Anche la sera, non anche c'è la differenza? Anche la sera, ottimo. Voglio aggiungere una cosa, Realizza il sogno di noi nutrizionisti. Stagionalità e chilometro zero. Ecco. Metri zero da noi. Appunto, addirittura. Oggi ci accontentiamo del chilometro zero. È la stagionalità, questo sì. È stupendo. È buona la castagna al posto del pane, ma al posto anche della pasta. Quindi possiamo concedercela. Non ci ha detto qual è la sua ricetta preferita. Cioè, lei la castagna come la mangia, professor? Ho detto prima. Prima ci ha detto la crema. Ah, continua così, non parlo un bambino. Continua così. Certo, non lo posso fare sempre, allora mi rivolgo. Perché si vergogna o perché... Poi si vergogna. Un po' sì, insomma. Tanto... come gestualità non è il massimo. Vabbè, ma in bagno, lei va. Scusate un momento. Rufolo. Mi rivolgo. Rufolo, possiamo dire che quella che ci attende è una buona annata, potremo trovare insomma frutti di qualità, l'Italia ha ripreso il suo primato? Così agli agricoltori lanciamo un bel messaggio. Ripreso completamente no, però c'è comunque una progressiva ripresa negli anni e insomma i castanicoltori hanno tenuto duro e la castanicoltura, guardi, ha un valore incredibile perché mangiamo le castagne, ma anche perché i castanicoltori rimangono su territori difficili e contribuiscono anche alla salvaguardia del nostro territorio. Questo va sottolineato tanto. Va sottolineato tanto e spesso anche in condizioni chiaramente non facili, appunto con i cambiamenti climatici in corso, con tante difficoltà, però è importante che si sostenga la castanicoltura italiana. Pietro, mica ce l'ha detto, come le conserviamo le castagne quando le raccogliamo? Ci dà uno strucchetto? Vanno conservate, diciamo, a 0 gradi al frigorifero. Ah. Poi io prima di... restano, cioè, sennò se coi, come diceva qui la dottoressa, col clima di oggi, non possono più stare o fuori al barcone o dentro la grotte. Quindi vanno tenute al frigorifero a 0 gradi. Per quanto tempo possono stare? Sempre, perché una volta trattate, cioè in pratica c'è un discorso prima da fare, nel senso che vengono trattate le castagne, cioè per mantenersi. Tipo, ma che significa trattate? 10 giorni a bagno, poi si lasciano asciugare non tanto, mezza giornata, e poi vanno al frigorifero. Così restano diciamo sempre... come le prende di ottima qualità, come appena raccolto. E con questo trucchetto io direi di chiudere la puntata, anche perché ci aspetta il Mont Blanc, quindi a telecamere spente noi possiamo anche procedere. Ringrazio grazie tutti i nostri ospiti. Grazie davvero. Davvero, parlare di castagne significa aver ritrovato anche qualcosa della propria giovinezza, professore. Allora noi torniamo domani, torniamo alle 15:20, 15:20. Con siamo noi, non mancate domani. Vi aspettiamo.